8 giugno 1999, muore a Roma Corrado Mantoni, volto storico della RAI. Con innata eleganza e bonaria ironia, entrò, restandovi per decenni, nel salotto delle famiglie italiane, per le quali era semplicemente Corrado. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, viene considerato il primo speaker ufficiale della radio italiana. È sua la voce che annuncia al paese notizie di portata storica come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Autore e conduttore radiofonico e televisivo, attore, doppiatore, cantante e paroliere, decano dei presentatori TV insieme con Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Negli anni 60 e 70 conduce trasmissioni storiche L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione 1974 del Festival di Sanremo. Crea Domenica In per la RAI ed Il pranzo è servito per Mediaset. La sua corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968, portato poi sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5, resta un marchio inimitabile. Memorabili siparietti con il maestro Roberto Pregadio e concorrenti più bizzarri, sottoposti all'impietoso giudizio del pubblico. Nel privato Corrado era una persona riservata, semplice e generosa, con una passione nascosta, la beneficenza.